tra il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re di Giudea? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informavano loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella, e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarvi. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Questa solenne liturgia dell'Epifania è un po' il sigillo al tempo di grazia che stiamo celebrando. È un sigillo che pone, possiamo dire, una conclusione, ma allo stesso tempo diventa anche un punto di partenza, perché si conclude il ciclo delle solennità natalizie, ma inizia il tempo della missione, così come è avvenuto per i magi che abbiamo incrociato nella pagina evangelica che è stata proclamata. Gesù, luce delle genti, ascolta la nostra preghiera. Signore Gesù, stella luminosa del mattino, che accompagna il cammino dell'uomo, guida i nostri passi verso il regno e accendi la speranza della vita, il che vivrà nei secoli dei secoli. Thank you.
morte e peccati del mondo. Oh Signore, thank you.
desiderando farti partecipare alla notizia dei cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme, vi supplico umilmente per la intercessione della Beata Vergine di Fidelio, di San Giovanni Battista, del Beato Gerardo e di tutti i santi e beati dell'ordine, di aiutarsi a restare fedele alla tradizione del nostro ordine, praticando e difendendo la religione cattolica apostolica romana contro la impietà, esercitando la carità verso il prossimo e specialmente verso i poveri e gli infermi. Datemi infine le virtù necessarie per realizzare, secondo lo spirito del Vangelo, con animo disinteressato e profondamente cristiano, questi santi desideri per la maggior gloria di Dio, la pace del mondo e il bene dell'ordine di San Giovanni di Gerusalemme. Amen. Bene, fratelli e sorelle, ci iscriviamo alla conclusione di questa celebrazione e dopo la benedizione seguirà il concerto d'organo, come previsto. Chiedo scusa per questo ritardo, questi imprevisti, ma ripeto, 5 minuti dopo la benedizione inizieremo il concerto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.